Bene, iniziamo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla prima sessione di questa ormai quinta edizione di Political, e dal titolo Political Economy 2.0, narrazione politica del nostro tempo. E come vedete, con il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, anche se in uno scenario completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso, abbiamo dovuto adottare una modalità per così dire ibrida, e quindi abbiamo dato la possibilità per chi non se la sentiva di seguire a casa in diretta streaming gli incontri di oggi e contemporaneamente abbiamo qua un piccolo gruppo di fedelissimi indomiti presenti, distanziati. Abbiamo pensato che se anche in una situazione difficile o comunque confusa come quella di oggi valesse la pena proporre questa iniziativa che, come ci siamo già detti altre volte, è un tentativo di dare forma a un luogo di riflessione sui contenuti fondamentali del dibattito pubblico da un punto di vista ideale e concreto allo stesso tempo. E questo chiaramente per noi ha un valore educativo come gesto, perché ci ricorda come la politica sia una delle dimensioni fondamentali dell'uomo e oserei dire una dimensione comunitaria per definizione. Quindi viverla insieme in presenza chiaramente ha un valore e rende tutto più facile e aiuta a capire di più. Io voglio innanzitutto ringraziare chi ci ospita, siamo nel salotto delle idee del Collegio Artigianelli. Ringrazio il Centro Culturale per Giorgio Frassati e il Centro Studi Vasili Grossman e la rivista mensile Tempi per il loro sostegno e il loro contributo che ha permesso di realizzare questo evento. Oggi noi continuiamo il percorso che abbiamo iniziato con l'incontro dello scorso novembre, di approfondimento direi sul tema del politicamente corretto. La scorsa volta abbiamo invitato il professor Luca Ricolfi che ci ha fatto vedere come quello del politicamente corretto sia un tema trasversale che tocca diversi ambiti. E lui elencava numerose varianti, 5 in particolare, riprendendo il suo editoriale comparso su Repubblica lo scorso ottobre. Abbiamo poi visto con Mario Mauro che ha ribadito come cambiare il nome delle cose sia il frutto di una rivoluzione. Lui diceva infatti che dare loro un nome nuovo non è una questione di semantica, ma ha come oggetto il potere. E poi infine Emanuele Boffi ci ha fatto capire di più come la cosiddetta cancel culture sia un'imposizione culturale che nasconde le cose e mistifica la realtà, mentre solo un'identità chiara permette di dialogare senza arroccarsi sulle proprie posizioni. E lui faceva l'esempio del fondatore di Tempi, Luigi Amicone. Oggi abbiamo pensato di approfondire il tema nell'ambito della comunicazione, che è uno degli ambiti in cui il politicamente corretto emerge in modo più potente. E quindi per questo motivo abbiamo deciso di invitare il professor Giovanni Maddalena, che oltre a essere uno dei membri del nostro comitato scientifico è anche docente di filosofia della comunicazione e del linguaggio presso l'Università degli Studi del Molise e che ha scelto come titolo per la lezione di questa mattina le ragioni di un abbaglio. Invece oggi pomeriggio abbiamo invitato 2 esperti del settore, direi, per dialogare, per un dibattito, e sono stati invitati Mario Prignano, che è caporedattore del TG1 RAI, e Antonio Palmieri, che è deputato ed esperto di comunicazione politica. Io mi taccio, vi ricordo soltanto che è possibile fare domande e partecipare al dibattito che seguirà gli incontri, sia questa mattina che oggi pomeriggio, ovviamente chi è presente dal vivo facendo domande e anche poi scrivendo sulla chat live di YouTube per chi ci segue da casa. Buona lezione. Buongiorno, scusate se... Se l'inquadratura non è perfetta, però non riesco a parlare seduto. Buongiorno a tutti e a tutte. Adesso ne parliamo dei maschili e dei femminili. Grazie per l'introduzione, Matteo, perché penso che effettivamente sia importante che continuiamo a riflettere su quello che sta capitando nel nostro mondo. Penso che effettivamente anche in situazioni difficili non si debba, come quella del Covid, non si debba smettere di pensare, non si debba smettere di cercare di stare attenti a ciò che succede e cercare appunto innanzitutto di capire, di capire che cosa sta succedendo, perché sta succedendo e provare a riflettere insieme su possibili cammini che sono cammini certamente di pensiero filosofici in questo senso, ma poi che
possono e devono diventare anche delle proposte politiche concrete. Questo ovviamente è sempre più difficile, soprattutto per i filosofi, quindi non lo farò, però possiamo rifletterci insieme e spero che anche nel dialogo fra noi e nel dibattito pomeridiano si possa arrivare a capire di più e appunto anche magari a proporre qualcosa. Cominciamo dunque dal cercare di capire, di fare qualche passo su ciò che sta succedendo. Abbiamo dialogato anche fra noi nella costruzione di questo political sul tema del politicamente corretto, che sembra un tema secondario e invece purtroppo temo che non lo sia, nel senso che non penso sia secondario, perché uno lo nota soprattutto se è un po' abituato a confrontarsi con ciò che succede negli Stati Uniti, perché è un aspetto, non è l'unico aspetto, ma è un aspetto determinante della mentalità che stiamo affrontando e che sta emergendo come dominante negli Stati Uniti da tanti anni, almeno da, io direi 20, ma può essere che sia un po' meno, 15, e che incomincia ad essere decisivo anche nel nostro mondo culturale. E farei tre cose oggi. Riprenderei un attimo la definizione, anche le definizioni di Ricolfi, e così ci intendiamo su che cosa stiamo parlando, e poi soprattutto a me piacerebbe cercare di far capire le ragioni che stanno alla base di questo genere di mentalità, e poi vedere che cosa si può fare anche nel senso di cercare di salvare l'intuizione, se vogliamo, giusta, che c'è alla base di tutto questo, perché non c'è mai nessun movimento, nemmeno il più ideologico e tremendo, che non abbia delle ragioni umane alla base, e senza capire quelle è molto difficile. Questo vale per tutte le ideologie, destre, sinistre, senza capire qual è l'esigenza di base è molto difficile confrontarsi sul serio. Alla fine si fa un confronto ideologico, ma non serve a molto. Dunque, cominciamo dalla prima cosa, e con questo, voglio dire, con questo piccolo programma parlerò circa 12 giorni. No, scherzo. Invece tenderei a fare tutto in 40 minuti. Allora, comincerei dal riprendere delle definizioni, di che cosa stiamo parlando, perché in effetti non è molto semplice. Questo genere di cultura politicamente corretto 2.0 è il nome che ha dato Ricolfi, e io lo accetterei, fa parte dell'intelligenza, della ricerca, accettare delle buone idee in realtà molto più in generale negli Stati Uniti questo genere di cultura va sotto il nome di woke culture, dove woke vuol dire risvegliato, sveglio, vigile, e su questo nome ritorneremo, ed è un modo di tenere in conto soprattutto del problema della giustizia sociale. In realtà lo stesso nome woke non è stato elaborato in questa accezione, non è stato elaborato precisamente ieri, perché è stato usato negli anni 40 del secolo scorso, quindi abbastanza indietro nel tempo, e viene utilizzato per indicare la critical social justice theory, che vuol dire la teoria che si occupa della critica della giustizia, o meglio delle ingiustizie sociali. Diciamo, lo spunto sicuramente interessante e sicuramente buono di tutto questo è
essere sensibili a delle ingiustizie sociali evidenti. È anche significativo che sia nato negli anni 40, ma vedremo perché. Ora, quindi questo è il tema generale, politicamente corretto o woke culture, che si occupa di ingiustizie sociali. Il professor Ricolfi ha individuato 5 varianti, prendendolo come un virus, e secondo me anche questo si può accettare, ne aggiungerei solo una sesta, visto che tanto le varianti abbiamo capito che prolificano, quindi si possono aggiungere a piacere, e quindi aggiungiamo anche questa. E ve le riassumo brevemente. La prima è quella che la variante di questa attenzione alle ingiustizie sociali, diciamo, perché lui le tratta come un virus, in effetti le tratta come un virus, perché dice un conto è essere attenti alle ingiustizie sociali, un conto è ciò che sta avvenendo adesso, che sono effettivamente varianti, ma sono varianti che hanno una natura un po' diversa e che sottolineano certi aspetti di ingiustizie particolari e attuali. Quindi, se volete, poi nel dibattito torniamo sulle ingiustizie degli anni 40, 50, 60, 70, e invece qui abbiamo una seconda ondata, visto che siamo con questo gergo, una seconda ondata che appunto è cominciata una quindicina d'anni fa. La prima variante che Ricolfi sottolinea nel suo libro, che probabilmente abbiamo qua fuori, vero? Sì, Manifesto del Pensiero Libero, del libero pensiero, che ci si occupa che effettivamente questa attenzione alla giustizia sociale è caratterizzata da un'estrema suscettibilità. C'è un altro professore italiano molto bravo, molto interessante di comunicazione, che si chiama Bocciartieri, che le chiama le sfere irritative. Cioè, siamo diventati tutti molto suscettibili. Ci sarebbe molto da dire su questo. Ricolfi ascrive questo atteggiamento soprattutto ai social network. Certamente i social network hanno una parte in tutto questo, e se volete poi ne parliamo. Non penso che ci sia solo questo. In positivo, perché vorrei cercare di sottolineare anche in positivo questo che cosa significa. In positivo, la suscettibilità è frutto di una maggior consapevolezza di se stessi e dalla necessità di non subire abusi. Quindi sì, si è più suscettibili, è vero, con tutti i difetti che esiste in questo, le sfere irritative dall'idea. Siamo irritati con tutto e tutti, però è anche vero che c'è una sensibilità maggiore a non subire abusi che invece magari nella storia erano più accettati, ma non è che perché fossero accettati non fossero abusi. La seconda variante è quella del misgendering, che è quella degli asterischi, della schwa, appunto, di tutti i nomi, quella, diciamo, che si occupa del non sbagliare, per l'appunto, il genere, cioè del non del non trattare male qualcuno, nel senso ingiustamente, non includendolo nel modo in cui ne parliamo, almeno. Da qui l'idea certamente di applicare termini inclusivi. Soprattutto questo riguarda il fatto di includere il genere femminile sempre, e da qui poi si è invece passati, seguendo certe teorie che si occupano di genere, pensare che il modo per essere più inclusivi possibile sia quello di trovare delle forme neutre. Quindi l'asterisco cartoot, come probabilmente ormai ricevete quasi tutte le mail, non lo so, io ricevo email così da anni,
oppure come mi hanno detto che hanno cominciato degli studenti in un consiglio d'amministrazione, in un senato accademico dell'università, buongiorno a tutti, usando la U per essere inclusivi, oppure la SCIFA, che è spesso proposta da intellettuali, giornalisti, cioè un segno grafico, comunque un segno grafico neutro. Anche qui c'è un aspetto ovviamente interessante di tutto questo, che è quello dell'avere un'identità e di volere che questa identità sia rispettata. Tenete conto che alcune cose, per esempio, è significativo, a mio avviso, a proposito dell'origine di pensiero molto vago, però di questa medesima scuola, anche la Chiesa Cattolica, infatti, ha cambiato gli aspetti della liturgia, ha messo fratelli e sorelle, esattamente per riconoscendo un aspetto inclusivo. L'asterisco no, non l'ha accettato. Solo per dire che le cose sono un po' più complicate di come si fanno normalmente. Terza variante, devo andare un po' più veloce, è la cancel culture, cioè l'aspetto di cancellazione, che ha due famose espressioni. La prima è quella del tirar giù le statue, a cominciare dalla statua di Colombo negli Stati Uniti, più o meno dappertutto. Perché? Perché Colombo sarebbe all'origine, sì, è vero che ha scoperto l'America, esiste anche un Columbus Day, anzi esisteva perché è stato cancellato, però è vero che facendo questo ha portato anche schiavitù, sterminio, eccetera, e tante cose che noi europei sicuramente abbiamo fatto, soprattutto in America del Sud, ma certamente anche la tratta degli schiavi non è stata un'idea brillantissima e riguarda l'America del Nord. Il secondo aspetto della cancellazione, però prima di essere scandalizzati di questo, perché in Italia questo aspetto della storia per fortuna ci colpisce particolarmente, perché noi abbiamo una scuola impostata tutta sulla storia, storia della letteratura, storia della filosofia, storia dell'arte, quindi toccare la storia sembra impossibile, ma vedrete che la toccheremo invece. Però questo ci sembra un aspetto molto forte, però tenete anche conto che anche noi non abbiamo più le statue di Mussolini che abbiamo tirato giù, non vogliamo le statue di Hitler, almeno penso, io sicuramente no, e non vogliamo le statue di Lenin o di Stalin. Ci sarebbe molto da dire sui nomi delle vie, ma comunque in ogni caso comunque questi sono i monumenti, cioè non è vero che è la prima volta che si fa nella storia, i monumenti si tirano giù quando cambia l'interpretazione della storia, quindi non è vero che non è mai successo, è sempre successo, e sui monumenti c'è una grande lotta, infatti bisognerebbe un po' discutere nel merito di Colombo e di Hitler e di Stalin, eccetera. Su questo è intervenuto in modo molto interessante il Papa questa settimana, parlando al corpo diplomatico, c'è un bellissimo discorso che potete leggere, dove ha detto: si va elaborando un pensiero unico, pericoloso, costretto a rinnegare la storia, o peggio ancora a riscriverla in base a categorie contemporanee. Mentre ogni situazione storica va interpretata secondo l'ermeneutica dell'epoca, non l'ermeneutica di oggi. Sufficientemente chiaro? Questo è un aspetto della cultura della cancellazione. L'altro aspetto della cultura della cancellazione è cancellare le persone dai dibattiti, oppure, peggio, dal posto di lavoro, soprattutto se insegnano all'università, per opinioni espresse. Si intende che poi ovviamente un conto è per le opinioni espresse, un conto è che poi uno possa dire tutto quello che vuole. No, non è vero, uno non può dire tutto quello che vuole se ha un ruolo pubblico, e non può dirlo neanche come vuole, soprattutto se ha un ruolo educativo. Quarta variante, la discriminazione di coloro che non partecipano attivamente alle campagne ideologiche. E questo è chiaro, adesso qui in Italia
succede e solo molto relativamente, soprattutto legato a qualche quando c'è il momento, il rigurgito che va un po' ad ondate della storia fascismo-antifascismo, ma negli Stati Uniti è stata molto molto forte su Black Lives Matter, e qui appunto racconto sempre di questo giovane amico che, essendo italiano, diciamo, è immigrato negli Stati Uniti, non ha avuto mai particolari problemi di colori diversi della pelle, e quindi aveva amici di ogni colore, però quando è cominciata la cosa di Black Lives Matter e i suoi compagni hanno detto devi postare qualcosa di nero sui social network per partecipare a questa campagna, e lui si è rifiutato perché gli dava fastidio l'imposizione, e a quel punto hanno cominciato a scrivergli tutti che quindi era un razzista, incluso il suo amico che andava tutti i giorni a casa sua, afroamericano, che tutti i giorni a casa sua, e gli ha detto no, perché se tu non combatti attivamente sei dall'altra parte. Ora, questo capita quando ci sono cose molto polarizzate, e se volete anche qui c'è un aspetto positivo, il fatto che, diciamo, in linea di massima, che un uomo, nel senso dell'essere umano, possa dire effettivamente ciò in cui crede, sarebbe meglio che avesse una posizione determinata su qualcosa invece che essere nel limbo nella vaghezza assoluta. Questo è un valore, non c'è nessun dubbio. Il problema è che poi possa esprimere effettivamente quello che pensa. Siamo alla quarta, adesso la quinta, ultima. Diciamo, scusate, di questo gioco il problema è che se non sei che se non sei da una parte, sei da un'altra. È un po' il concetto del terzo escluso, che capita effettivamente in condizioni molto molto particolari, solo che può essere usato molto facilmente, perché questo esclude la possibilità che ci sia uno che abbia come idea determinata quella di sospendere il giudizio, per esempio, perché non so che cosa dire, oppure perché la cosa è troppo complicata per esprimersi su un social con un like o non like, perché i problemi, proprio quando riguardano le persone, sono problemi complessissimi. Io non posso semplicemente dire sì o no, e quindi, ma poi ne parliamo alla fine, su cosa da fare, per esempio recuperare il senso, la possibilità di sospendere il giudizio, che è un'attitudine scettica, se volete, però è fondamentale, cioè è una delle cose che si possono fare. L'altro aspetto, quinta variante ricolfiana, è la politica dell'identità o dell'appropriazione. Questa è anche una cosa molto americana, qui è successo ancora poco, arriverà. Cioè, solo uno che appartiene a una certa minoranza può parlare di quella minoranza, o può avere gli atteggiamenti di questa minoranza. Il concetto è che uno non può, adesso a me vengono solo esempi calcistici, però... uno non può parlare di Toro se non è del Toro, capito? Le minoranze non di potere, però guai se gli altri ne possono parlare, oppure se gli altri non ne possono parlare in modo adeguato, peggio ancora ovviamente non possono comportarsi in quel modo, non posso vestirmi come quelli di un'altra etnia, nazione, non posso farlo adeguatamente, e quindi non lo posso fare di più. Se lo faccio, sto facendo una colonizzazione, no? Come se uno dicesse, qui per esempio, per quelli online, qui c'è un famoso juventino in prima fila, se Davide parlasse, quando parla di Toro sta cercando di occupare il mio spazio, quindi si appropria della mia cultura e quindi non può farlo, e in ogni caso se lo fa
lo fa in modo non appropriato, sta cercando di colonizzarmi. E questo, anche qui c'è ovviamente un aspetto positivo, cioè il fatto che effettivamente parlare con competenza di qualcosa è un valore, ed è un grande valore. Perché non va bene questa la variante dell'appropriation culture? Perché in effetti non è escluso, cioè, che uno possa parlare con competenza di una cosa che ha studiato e conosce parlandone dall'esterno e non dall'interno. Anzi, tante volte uno sguardo dall'esterno aiuta. È uno dei grandi portati di tutta la cultura dal 1700 in avanti. Un po' di sguardo dall'esterno ogni tanto illumina le cose, ed effettivamente per quanto riguarda il calcio suddetto, come sappiamo, uno sguardo dall'esterno ogni tanto è quello che in fondo fanno con l'arbitro, cioè cercare di avere qualcuno che guarda dall'esterno, ma poi non andiamo avanti su questo tema che sarebbe molto complicato, meno di questo. Infine, ultima che aggiungerei alle varianti di Ricolfi, quello che succede è la discriminazione della maggioranza, perché uno dei problemi è che per difendere molto giustamente alle volte una posizione di debolezza, alla fine sono costretto discriminare la maggioranza. E questo è anche un aspetto positivo: la maggioranza può avere torto, possono essere tutti convinti di una cosa, ma c'è uno solo che dice il contrario e ha ragione. E quindi questo è ovviamente il valore che sta sotto. Però in tanti casi vuol dire che si fanno leggi grandi e piccole a tutti i livelli sui casi singoli ed eccezionali. Qui c'è una cosa che diceva sempre un famoso giudice costituzionale americano, il giudice Holmes, che diceva hard cases make bad laws. I casi speciali fanno leggi cattive, si deve legiferare sulla maggioranza, poi si faranno le eccezioni. Bisogna che poi nelle leggi siano comprese le eccezioni, ma se io legifero sulle eccezioni, probabilmente faccio qualcosa di controproducente. Anche qui vorrei citare una cosa che ha detto il Papa sempre in questo discorso: in nome della protezione delle diversità si finisce per cancellare il senso di ogni identità, con il rischio di far tacere le posizioni che difendono un'idea rispettosa ed equilibrata delle varie sensibilità. Abbastanza equilibrato. In nome della protezione della diversità si finisce col cancellare il senso di ogni identità. Questo è il punto. Bene, direi che abbiamo concluso con il panorama varianti e con il panorama di spero, se giusto si capisce più o meno, sì, ci siamo. Quindi questo è il panorama di quello che sta succedendo. Come vedete non c'è un'unica idea forte, se non l'idea forte del combattere le ingiustizie sociali, su cui però su una definizione, se fosse solo così, penso che sarebbero tutti d'accordo. Invece questo vuol dire combatterle in un certo modo. E adesso dobbiamo cercare di capire qual è il comune denominatore di tutte queste varianti. E io vorrei individuare quindi delle radici, che sono delle radici comuni di tutti questi atteggiamenti, che appunto, come vedete, non è che certamente possono essere ideologizzati, però nel piccolo poi ci sono dappertutto e li applichiamo tutti. Tanto per dirvi, ho fatto una discussione con una persona che stimo moltissimo e che se la prende continuamente con tutte queste cose, ma siccome stavamo discutendo del fatto che avevo fatto una visita alle carceri dell'Inquisizione di Palermo, allora dove ci sono dei graffiti particolari molto interessanti, molto belli. Alla fine, nella discussione, questo, sì, vabbè, comunque questi sono posti
tremendi incivili che non si possono valorizzare. Dico, e quindi li cancelliamo, esattamente, benissimo, esattamente come quello che condanniamo delle statue di Colombo. Questa è la cancel culture. Solo per dire che in realtà poi è un atteggiamento che cominciamo ad avere tutti, e questo è la cosa più pericolosa, anche del dire quello lì ha partecipato alla tal battaglia, alla tal, quindi non lo invitiamo. Un conto è dire certo io voglio fare una proposta eccetera, un conto è escludere in quanto non perché non dica cose interessanti, ma per appartenenza pregressa. Sono cose che sono possibili purtroppo a tutti e bisognerebbe parlarne. Arriviamo a queste radici, al comune denominatore. Anche qui ne farei tre, bisognerebbe discutere se fare tre è un po' una mania di tutti i prof. In ogni caso, c'è una radice politica, una radice filosofica e una teologica. Allora, cominciamo da quella politica. Sono andato a studiare un po', perché quella su cui sono forte è la radice filosofica, ovviamente, quindi quella politica ho dovuto prepararmi, e effettivamente ci sono tante cose sulla radice da dire, sulla radice politica, perché effettivamente tanti di questi atteggiamenti e di questo e molta parte di questa cultura woke, un po' ideologica, si sviluppa certamente nel mondo liberal americano. Liberal americano ovviamente non coincide, o almeno non coincideva fino a un certo punto, anzi era una cosa totalmente diversa da sinistra italiana, certamente era diversissima dal background del Partito Comunista e di qualunque derivazione dal marxismo. Però a un certo punto effettivamente questo aspetto politico, diciamo, questo atteggiamento si è sposato anche con un'idea politica, sicuramente nei liberal americani e sicuramente da un certo punto in avanti, dalla metà degli anni 70, moltissimo con il politicamente corretto prima versione e poi adesso negli ultimi 15 anni con questa versione molto forte. Che cosa c'è? Perché dovrebbe essersi legato a questa sinistra americana? Poi parliamo un attimo dell'Italia. Dunque, ci sono anche diverse visioni, e la filosofia politica non è il mio forte, ma ce n'è una che a me interessa, c'è una visione che mi interessa particolarmente, che è stata detta da un filosofo americano che si chiama Michael Sandel, insegna a Harvard ed è uno dei più, penso, dei più interessanti. Ha scritto anche un bellissimo libro che si chiama Justice, penso che sia anche tradotto in italiano, e propone, diciamo, delle forme di neo-aristotelismo sociale e politico. E di tutto questo, però, c'era un articolo del 96 in cui Sandel sosteneva una tesi, a mio avviso, interessante per spiegare come mai poi la cultura americana arriva a questo punto, in realtà, cioè arriva a un certo punto a spostarsi da problemi sociali a diritti individuali, e poi in fondo questo capiti sia nel mondo liberal in modo molto evidente, molto consapevole, ma anche nel mondo conservatore americano. E la sua idea, su cui poi si può anche discutere, ma a mio avviso è interessante, è che in realtà quando c'è stato il New Deal 1929, c'è stata la grande crisi, non era la prima, ma insomma una delle grandi crisi economico-finanziarie mondiali,
a un certo punto c'erano delle visioni di riforma del capitalismo intere, sia di sinistra americana, sia di destra americana. C'erano delle visioni molto profonde che volevano rivedere il modo in cui il capitalismo funzionava. Per esempio, una delle proposte dei conservatori era smetterla con le grandi industrie e passare, cercare di favorire piccole e medie imprese, cosa che ovviamente non è successa. E c'erano delle altre riforme in senso più socialista, più forte della sinistra americana. In realtà nel New Deal, fa notare Sandel, Roosevelt che cosa fa? Non sposa né l'una né l'altra, e sposa invece una terza via, che è quella di prendere lo studioso britannico Keynes e l'idea che in fondo ci sia tutto il grande problema politico si riduca a delle cose matematizzabili e a un problema matematico. Il problema matematico è fatto dalla quantità di PIL e dal modo di distribuirlo. E quindi che cosa è successo però? Ha tolto il problema strutturale dalla discussione. Non si discute più di quali siano i valori del capitalismo. Si discute semplicemente se distribuirla in un modo o in un altro la ricchezza. A destra americana pensano che bisogna favorire quelli che fanno in qualunque modo aumentano il PIL perché questo ricadrà su tutti, a sinistra che bisogna ridistribuire la ricchezza perché ciascuno possa averne un po', sostanzialmente, proprio per dire la versione fumetto, però nessuno mette in discussione che possa essere diversa l'idea generale. Pensate che comunque fino a tutta la prima metà del secolo scorso economia rientrava sotto etica, era uno studio di etica, invece poi diventa uno studio legato alla matematica. C'è una grossa differenza. Secondo me questa è una buona radice. Cioè, che cosa è successo? Abbiamo sottratto il problema economico dalla discussione valoriale. Dalla discussione valoriale vuol dire ciò che pensiamo sia meglio, sia più giusto, quali siano i valori comuni di una società. Potremmo discutere e magari la discussione diventerebbe molto più forte. Però una volta che io ho tolto questo, di che cosa si discute? E non a caso appunto gli anni 40, a quel punto si discute, una volta che ho sottratto la struttura forte della società dalla discussione, che cosa ci rimangono? Ci rimangono le ingiustizie individuali. Quindi comincio da quelle molto forti e quelle che riguardano gruppi sociali molto grossi, come è successo per i diritti civili e tutta la questione tutta la questione razziale degli anni 50-60 negli Stati Uniti, che esisteva, ben inteso, enormemente, e che esiste tuttora negli Stati Uniti, e dopodiché siamo andati avanti a occuparci di questo invece che occuparci di quali sono effettivamente i valori del capitalismo. Non ci sono valori nel capitalismo, diciamo, perché è una questione pragmatica che si risolve con problemi matematici. Quindi questo è uno dei punti. Bene, ecco, l'ho fatto troppo lunga, ma adesso l'abbrevio moltissimo, perché con la filosofia andiamo più veloci, paradossalmente, e perché nella filosofia la seconda radice che io direi è quella filosofica. Quella filosofica si chiama nominalismo. Si chiama nominalismo, allora questo è un dibattito del 1200, realismo-nominalismo. Però quindi non sembra tanto veloce a prenderla così, però la possiamo fare velocissima. Però queste, ci sono due atteggiamenti filosofici fondamentali, cioè il fatto che uno pensi che le parole siano legati a una realtà sostanziale, quindi che anche quando uso la parola amore, l'amore non si vede, non si sente, non si tocca, ma c'è, è una cosa molto forte, e questa idea sia reale e sia connessa con la parola che io utilizzo. Un'altra cosa è pensare che invece ci siano tanti atteggiamenti
che ci riguardano, affettivi in questo caso, per esempio, e che noi esseri umani siamo in grado di collegare, di per sé non hanno nessun collegamento nella realtà, noi li colleghiamo e gli diamo un nome. Però è il nostro collegamento ed è il nostro nome. Questo anche qui versione ultra fumetto. E quindi, se volete, anche sempre nello stesso discorso di martedì quando era, il Papa effettivamente ha usato esattamente questo, dicendo: ogni affermazione ideologica recide i legami della ragione umana con la realtà oggettiva delle cose. Recidere i legami vuol dire nominalismo. Anche qui, che cosa è successo? È successo che effettivamente, per tanti motivi che possiamo discutere successivamente, a un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è detto: beh, basta con queste idee di verità forti, legate di parole forti, perché alla fine produce solo violenza, basta, facciamo un processo di liberazione, liberiamoci da tutto questo, e liberandoci da tutto questo, cioè, occupiamoci della realtà così come la costruiamo, e dove la costruiamo? Nel linguaggio. Da notare che questo è stato fatto anche qui, a destra e a sinistra, si direbbe, posto che ci sia una destra e una sinistra filosofica, però è stata fatta sia dai cosiddetti postmoderni, cioè quelli che hanno detto: no, la ragione così come l'abbiamo utilizzata finora non funziona, bisogna troppo violenta, troppo legata a questi concetti di verità, usiamo liberamente, costruiamo liberamente valori, eccetera, eccetera. Sia da quelli che hanno detto: no, invece bisogna che la filosofia si occupi proprio delle verità specifiche, per esempio tutto quello che è il neopositivismo, così come fa la scienza, di verità oggettive, e si occupi di problemi, ed è, guardate che il 95% non è l'Italia, ma è il 95% delle cattedre del mondo, di problemi ultra specifici, però anche qui di linguaggio. E la realtà delle cose, e la realtà sociale, la discussione sociale, niente, non ci interessa più. Oppure interessa teorie specifiche che si occupano di quello. Cosa che quindi, se io mi occupo di, e adesso è molto così negli Stati Uniti, se io mi occupo di epistemologia, di come funziona la conoscenza, faccio un certo genere di studi filosofici. Se io mi voglio occupare di critical social justice, faccio altri generi di studi. Cioè, le due cose non si mischiano più. Nel problema di giustizia sociale non c'è nessun problema di conoscenza, nei problemi di conoscenza non c'è nessuna giustizia sociale. Gravissimo, non è mai successo prima. C'è un simpaticissimo autore che si chiama Carlin Romano, di evidenti origini italiane, che ha scritto un libro molto contestato negli Stati Uniti, che si chiama America the Philosophical, su cui ci sarebbe molto da dire dal punto di vista filosofico, ma di fatto ha questa tesi. Dice: a un certo punto la filosofia professionista ha mollato la realtà, e gli americani non è che sono stupidi o antifilosofici, si sono occupati di filosofia, certamente, però se ne sono occupati con quelli che parlavano loro, quindi psicologi molto famosi, il fondatore di Playboy, che aveva sempre la rubrica di filosofia, e se ne sono occupati altri. Dice: l'ultima grande operazione filosofica, Oprah Winfrey, certo, si sono occupati di pensiero. Solo che, visto che i filosofi si occupavano di cose incomprensibili, se ne sono occupati come potevano. E abbiamo già finito con la filosofia. L'ultima, la radice religiosa, che secondo me è la più forte, è il termine wok, è molto significativo, perché wok, i risvegliati, come fa parte proprio della tradizione calvinista. E come sapete, l'idea generale del calvinismo che è arrivato in America, che è un calvinismo di estremisti, è proprio l'idea di born again, cioè del fatto di rinascere attraverso momenti di intuizione di fatto mistica, e quindi di rinascere a una vita nuova, di risvegliarsi alla vita nuova. E anche qui, che si usi questo termine, non è precisamente
poco indicativo. Ci indica che c'è una radice molto forte che viene dal calvinismo e che bisogna ricordare, a parte il fatto che chi vuole occuparsi d'America e non capisce il calvinismo non capirà mai nulla dell'America, perché nel calvinismo ci sono due aspetti contrastanti fortissimi. Uno è l'impegno nel mondo e il coraggio dell'impegno nel mondo, l'idea di sentire una coincidenza fra la religiosità, ma addirittura il rapporto col divino e il rapporto con la realtà fortissimo, come non c'è da nessuna parte, e dall'altra una sfiducia radicale nel fatto che l'uomo possa capire questa realtà in modo adeguato, perché l'uomo è sempre sbagliato. C'era uno dei grandi fondatori del calvinismo americano che si chiama Jonathan Edwards, diceva che tutto dipende dal giudizio del cuore dell'uomo, che è uguale alla ragione, che è il nostro termine di paragone con la realtà. C'è un solo problema, che il cuore sbaglia sempre e quindi deve essere salvato dalla grazia. Questo, come sapete, produce un atteggiamento particolare, che è quello che noi chiamiamo moralismo, cioè produce il fatto che succeda, in tutto il calvinismo succede così, un enorme coraggio nel buttarsi nella realtà e un enorme senso dell'essere quasi sicuramente sbagliati e accusare se stessi di questo errore. Dite, come fanno a stare insieme? Non lo so, però stanno insieme molto, e soprattutto hanno invaso il mondo, per cui uno succede che uno sia arrembante e addirittura arrogante nell'azione, e allo stesso tempo sia pieno di misure interne che lo rendono fragilissimo e insicuro. Così è, ma senza rendersi conto che questa è la cultura dominante, secondo me si capisce poco. Basta, 5 minuti, l'ho già fatta ovviamente 5 minuti più lunga di quanto avrei voluto, per dire come se ne esce da tutto questo. No, lo dico perché appunto nessuno è esente, a parte gli atteggiamenti singoli, cioè nessuno è esente dal considerare in realtà la politica, pensate adesso come noi giudichiamo i governi, la corsa al Quirinale, dal considerare per esempio la politica un insieme di questioni pragmatiche che devono essere distinte da questioni ideologiche, oppure pensate tutta la vicenda Covid o tutta la vicenda crisi, questioni matematiche divise poi da questioni valoriali. Nessuno esente dal fatto di pensare che, ma sì, in fondo le discussioni profonde che riguardano il modo di conoscere in fondo sono chiacchiere, invece poi ci sono le cose concrete. Questo è tragicamente il sistema filosofico, e nessuno esente da un moralismo devastante che ci ha presi tutti da molto tempo, perché comunque nel caso non ce ne fossimo accorti, questa cultura calvinista nel è un po' intrinseca nel capitalismo e ha stravinto, quindi c'è ovunque. E come se ne esce? Allora, effettivamente ci sarebbero alcune cose da fare. Dal punto di vista filosofico bisognerebbe lottare un po' contro il nominalismo, cioè imparare a utilizzare le parole, capire anche le buone idee degli altri, appunto l'idea inclusiva di fratelli e sorelle non è affatto male, è una buona idea, e in compenso usare l'asterisco è una cattiva idea, perché una è legata alla realtà e l'altra no, e quindi bisogna giudicare caso per caso, e comporta una
un grosso lavoro di conoscenza. Dal punto di vista politico, ovviamente questo significa moltissimo ritrovare delle... Qui c'è il professor Rosbach, che è un grande esperto di tutto questo, ritrovare la possibilità, i famosi corpi intermedi, vuol dire ritrovare la possibilità di una discussione sui i valori delle società, delle comunità, delle diverse appartenenze che compongono una società e che possono quindi dare anche una diversa idea politica, per l'appunto possono dire no, ma a me interessa più una cosa che un'altra. Non mi interessa se pragmaticamente si fa prima così o se il PIL è questo o quell'altro. Mi interessa fare degli altri calcoli, o meglio, inserire dentro i calcoli degli altri fattori. E questo lo può fare solo la società civile. E ultima, forse per rispondere a questa radice teologica, questa è la più difficile di tutti, bisognerebbe... Questa è veramente... Non ho più pari idea di come se ne esca di fatto, perché in realtà l'uscita sarebbe recuperare invece l'opposto, che l'opposto della versione calvinista, che è quella cattolica, che vuol dire un senso molto forte del peccato, senza che questo determini un atteggiamento di autoflagellazione. Nel senso che il senso del peccato, ma anche normalmente, lo diceva anche Ovidio, quindi non c'è bisogno nemmeno di essere cattolici, cioè che semplicemente che uno sa che l'essere umano è profondamente imperfetto, che fa tantissimi errori, ma che questo non determina assolutamente nulla, non sono gli errori che determinano l'identità e non si possono non fare errori. Questo... appunto lo dicevano sia Ovidio che San Paolo. Ovidio migliora pro quoque ed deteriora sequor, vedo le cose migliori, le approvo e poi seguo quelle peggiori. Questo è un senso normale dell'umanità che sarebbe interessante recuperare. Per usare un altro autore cattolico socialista, caro a un altro professore presente, che è il professor Bruno, e che effettivamente è lo scrittore francese Charles Péguy, che diceva: ciò che è precisamente il disastro è che le nostre stesse miserie non sono più cristiane. Quello che è precisamente il disastro, appunto, è che uno può dirsi benissimo cattolico, ma ha il senso delle colpe, degli errori di se stesso, eccetera, che è mutuato da un'altra cultura. E quest'altra cultura è una cultura che rende le personalità particolarmente fragili rispetto al virus, al virus del politicamente corretto 2.0, e soprattutto, secondo me, che non salva il problema vero, e che con questo genere di antropologia, di concezione dell'essere umano, non si salva l'intuizione giusta che c'è alla base di questo, cioè di criticare le ingiustizie sociali e di intervenire veramente. Io penso che uno dei problemi che succede con questo genere di antropologia è che io mi sembra di risolvere i problemi perché rispetto tutti, ma non mi occupo di nessuno, e questo è precisamente il disastro. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo direi una ventina di minuti per le domande, e quindi invito a chi vuole farne di alzare la mano, e poi raccoglieremo anche delle domande, se ce ne saranno eventualmente, presenti sulla chat live del canale YouTube su cui stiamo trasmettendo in diretta.
Ok, ricomincio. No, ho una domanda sulla radice politica che hai indicato prima. Perché ho letto un'intervista a una liberal americana, una giornalista liberal americana pentita, insomma, una specie di Ricolfi americano, e lei ha scritto un libro in cui espone questa tesi, e volevo sapere un po' qual è la tua opinione. Lei sostiene che in realtà la radice politica sia la lotta di classe, cioè, dice, il tema del politically correct, la cancel culture, altro non è che l'eterna lotta di classe che attraversa la storia e che in questo momento si gioca su un'elite che decide cosa si può dire, cosa non si può dire, cosa è giusto, cosa non è giusto, e un popolo che subisce gli effetti di questa decisione. Quindi volevo sapere tu cosa ne pensi e farti anche un'altra domanda rispetto invece a quello che dicevi tu della sottrazione del problema economico dal sistema valoriale, perché io in realtà l'ho sempre interpretata, come dire, in un modo giusto, perché non si rischia una moralizzazione dell'economia, che è un po' la tendenza che c'è stata post-crisi del 2008, in tante aziende, con la produzione di tanti codici etici. Sì, dunque, sono due belle domande, ovviamente. E fa rumore lo stesso. Non fa più rumore. Grazie. E sulla prima questione, no, non penso che abbia ragione questa scrittrice, ce ne sono tante, perché applica lo stesso sistema. Cioè, ci sarebbero molte cose da dire sul rapporto tra il marxismo e questo genere di cultura, ma non mi, diciamo, però una delle cose che sicuramente sta accadendo è che non è una lotta di classe, a parte il fatto che questa sarebbe una curiosa lotta di classe rovesciata, cioè dove di fatto quale sarebbe la parte liberante. Cioè, sicuramente quello che è vero è la descrizione, cioè questo politicamente corretto 2.0 è una ideologia che investe soprattutto le elite, infatti più che la sinistra, certamente molto sposata a sinistra, però poi anche a sinistra ha infinite colorazioni, infatti come vedete poi ci sono tantissime dispute interne tra chi è più politicamente corretto dell'altro, appunto. C'è il famoso caso della Rowling che mette un like al post di quella che dice sono stata licenziata perché non sono transgender e attacco forze di sicurezza per difendere la Rowling, interrogazioni in Parlamento, succede di tutto e di più. E adesso poi queste cose, cioè, sembrano così, ma sono molto, molto forti, perché esiste questo aspetto di sfere irritative, alla fine genera una violenza sociale non da poco, cioè se uno sbaglia una parola o un invito, cioè, trova effettivamente dei muri fortissimi. Ora, e si trova accusato di cose incredibili. Non penso che si possa leggere tanto in termini di lotta di classe, perché appunto, o se si può leggere in termini di lotta di classe, bisogna ridefinire molto le classi, cioè, però bisogna ridefinirle così tanto che diventi inutile, perché quale sarebbe la forza progressiva? No? La lotta di classe ha un aspetto dialettico, per cui c'è una forza progressiva che è quella vincente. Quale sarebbe la piccola elite, peraltro in questo caso proprietaria di tutti i mezzi di produzione, di tutti i mezzi di comunicazione, eccetera? Mi sembra una lettura un po' strana e un po' complicata. Invece c'è una questione più profonda, che è quella che ha detto tante volte Del Noce, per quanto riguarda l'Italia, invece, ma non è solo l'Italia, ma è una discussione molto particolare, cioè che il fatto di legare invece
questo genere di cultura radicale a tutto quell'aspetto di modernità che ha deciso di tagliare con la tradizione, quindi che si è posta principalmente come atea. Adesso non è il problema confessionale, ma è un problema invece, e che quindi in questo senso il marxismo troverebbe in questa cultura radicale una realizzazione inevitabile. Non sono un esperto, a differenza del professor Rosbach presente qui sull'argomento, ci sarebbero molte discussioni da fare. Secondo me è una lettura molto forte, molto interessante. Penso che vada, che una volta che si mette sul piano mondiale debba essere un po' sistemata con tanti fattori, tra cui quello economico, questo che dice Sandel, che secondo me è molto sensato. Per quanto riguarda la seconda cosa, a proposito di Sandel, intanto vi dico com'è il titolo di questo articolo che trovate gratis online, che si chiama America's Search for a New Public Philosophy. Diciamo, legarla all'etica, nel senso, all'etica vuol dire legarla al pensiero. Adesso noi magari abbiamo, appunto, proprio perché siamo un po' calvinisti, abbiamo un brutto senso della parola etica, che ci dice quello che non dobbiamo fare, soprattutto in certi campi. Però in realtà vuol dire legarla al pensiero, alla discussione sul pensiero. Dopodiché si può vincere o perdere sul pensiero. Sul pensiero ci si può dividere. Uno, appunto, può dire la discussione che dice Sandel, che c'era all'epoca, uno può dire no, abbiamo sbagliato il capitalismo, dobbiamo fare un capitalismo di piccole e medie imprese. L'altro può dire no, abbiamo sbagliato il capitalismo, che deve essere molto più statale, deve essere una grande idea di politica economica di Stato, come hanno fatto i paesi socialisti. Questa è una discussione etica, diciamo, in quel senso lì di etica. Poi può andare bene, può andare male. Cioè, il bello di quando si discute è che poi si hanno idee diverse. Però il problema, che secondo me è effettivo, è dire, vabbè, ma di questi problemi tanto, guarda, questi problemi hanno una soluzione pragmatica che troviamo trovando il tecnico del momento. Dopodiché noi invece ci occupiamo, appunto, di bioetica e di diritti civili. A seconda poi dell'inclinazione ideologica ci dividiamo e ci odiamo su questi, però sugli altri no, nel senso che sugli altri non c'è neanche discussione. Io direi etica in questo modo. Quindi non lo so, poi penso che sarebbe più interessante appunto anche per delle comunità di pensiero tipo questa, tipo politico, provare a ragionare anche sui grandi temi e non solo, perché sugli altri si rischia veramente di essere poi ideologici, nel senso di accettare delle divisioni un po' imposte. Grazie molte. Volevo chiedere una cosa. Mi ha colpito, cioè, ringrazio molto soprattutto per l'ordine di tanti fattori, cioè dell'impianto che hai messo. E volevo chiedere una cosa che sento trasversale, ma vorrei capire un po' dove metterla. Che vedo che uno dei rischi, diciamo, di questa del tema del political correct, eccetera, è quello che si va sempre più verso una direzione, adesso io probabilmente uso i termini tutti sbagliati, però di sempre assolutismo, no? Nel senso che bisogna sempre arrivare a una posizione, a un giudizio, eccetera, che siano ultimi e universali, mentre invece torna indietro rispetto a quello che, sempre sbagliando, ma io chiamo un po' il buon senso del fatto che ci sono delle distinzioni e ci sono anche dei fattori che possono essere contraddittori ma che possono stare insieme. Ad esempio, il problema di Cristoforo Colombo può essere grande per aver scoperto l'America e può essere pessimo per aver introdotto la schiavitù. La Rowling può essere grande per aver scritto Harry Potter e per tale va appunto giudicata, e magari può essere pessima per delle sue opinioni personali, e quindi
anche rispetto alla questione dei termini e la questione dei giudizi, possono essere, come dire, non sempre per forza applicabili a tutto in una sfera appunto così assolutista, ma invece far più emergere le distinzioni, le contraddittorietà. Non so se... Sì, questo mette in luce una cosa importante che mi ero dimenticato di dire a proposito di ordine, cioè che effettivamente appunto il dire che questo genere di cultura è pericolosa non significa dire difendere e conservare meccanicamente tutto. C'è una cosa molto bella che ha detto Rémy Bragg, penso anche in un incontro qui, cioè che il fatto che ci siano, appunto il caso di Cristoforo Colombo lo spiega bene, il fatto che ci siano dei valori legati al tempo significa solo che uno che non si riesce a fare la storia senza il senso del perdono, a proposito di radici teologiche. Cioè, senza perdonare se stessi, i propri avi e gli altri. Cioè, non si riesce a fare così. Se uno non fa la storia in questo modo, rischia l'assolutismo che dici, che poi è sempre superato dall'assolutismo successivo. Quindi è una corsa all'assoluto che poi alla fine ovviamente diventa autocontraddittoria, perché i diritti dell'uno ledono i diritti dell'altro, eccetera. Ma anche sulla storia, alla fine cancelliamo tutto, e non ce n'è più uno di pezzo giusto. Mentre alla fine bisogna fare un po' la pace con se stessi. Vivendo a sud, per esempio, io so e capisco che, a parte gli scherzi, i lazzi normali tra amici, effettivamente la storia, per dire una storia ben conosciuta, la storia dell'Unità d'Italia non è proprio tutta così lineare, ed effettivamente ci sono state delle cose pessime fatte dai piemontesi ovunque nel sud, come in tutte le guerre, nell'ermeneutica del tempo, eccetera eccetera, forse peggio di altri in alcuni punti. Basta, dobbiamo, cioè, ovviamente qua i lazzi fra amici sono che sono io che ho invaso direttamente il sud, ma invece uno fa un po' la pace con se stesso e con gli altri. Sì, effettivamente sono successe un sacco di cose brutte, sono successe, ormai non si disfano più e sono anch'esse all'origine della storia comune che abbiamo, per cui qui si facesse alzare la mano dubito che avremmo molti piemontesi puro sangue, cioè è una storia ormai così, ormai incrociata. La storia di Cristoforo Colombo, certo, Cristoforo Colombo non pensava che fosse un disvalore volere degli schiavi, era la norma in Europa, pensava male, cioè noi abbiamo capito che quella è, cioè abbiamo fatto dei progressi, non è che dobbiamo difendere questo, abbiamo fatto dei progressi, abbiamo pensato che il valore della dignità della persona include il fatto che non ci sono degli schiavi, e però glielo perdoniamo volentieri, siamo contenti che abbia scoperto l'America, che è un grandissimo posto e che fortunatamente ha scoperto l'America, ovviamente nell'ottica occidentale europeista, però anche lì ha portato tante cose che hanno permesso degli sviluppi da cui non si può tornare indietro in nessun modo e in nessun senso, per cui sì. Cioè, che cosa evita l'assolutismo, la radicalizzazione sempre ridicola, e far pace con la propria storia, cioè, per usare la parola di Bragg, perdonare la propria storia. E così come bisogna perdonare, viviamo in un mondo maschilista? Sicuramente sì. Sì, sicuramente sì, bisogna anche lì perdonare la propria storia e aspettare che la storia faccia anche il proprio percorso. Invece, il problema è che imporre il linguaggio, così come imporre i cambiamenti di concezione dall'alto, crea una nuova violenza. E questo secondo me è uno dei gravi errori della situazione.
Grazie per l'intervento. Io volevo fare una domanda, appunto, da filosofo, se puoi aiutarmi a capire, perché tutta l'analisi delle diverse varianti a me non toglie mai, come dire, una domanda ultima sulla la forza e la capacità infettiva di queste posizioni, per restare nella metafora delle varianti dei contagi, perché mi chiedo quali sono le ragioni psicologiche da un lato e sociali dall'altro per cui nel tempo, nell'arco di pochi anni, questa cultura appunto ormai è dilagato a tutti i livelli della società. Questa domanda mi sorge perché già i ragazzi di prima superiore che trovo a scuola sono ben più che formati rispetto a questa capacità di allinearsi a tutte queste posizioni, non hanno idea dell'esistenza di 25 varianti, ma su qualunque posizione so già dove trovarli schierati, su qualunque tema caldo, tra virgolette. Mi chiedo se tu hai intuito, trovato una sorta di risposta. Sì, cioè, meno male che ci sono i filosofi, ogni tanto una bella discussione di filosofia di un paio d'ore. Sì, l'idea dell'individuare delle radici era per cercare di capire questo. Io penso soprattutto, c'è una cosa che, per esempio, il senso di colpa dell'elite, il senso che affonda anche dentro una cosa giusta, è profondamente, appunto, è profondamente calvinista come idea. E esattamente come e coglie soprattutto nei ragazzi dentro una buona volontà di evitare di evitare ingiustizie e disuguaglianze, no? Però chiaramente ha un aspetto di moralismo fortissimo che poi impedisce di vedere i problemi veri. Io una delle tante esperienze che ho con tanti studenti è che effettivamente poi quando si incomincia a ragionare sul problema vero e a capire come rispondere al problema vero, si vede che le soluzioni sono altre, che è più rispettoso magari chiamare una disabilità con il suo nome, per esempio, invece che usare tante circonlocuzioni che alla fine mi impediscono di vedere il problema e di aiutare, oppure che ci sono tante di queste appunto tanti di questi valori, quando uno incomincia a ragionare su Cristoforo Colombo, poi alla fine io ho visto raramente i miei studenti poi alla fine continuano a sostenere che bisogna tirare giù le statue. Perché? Perché quindi ci sono tanti punti. Io penso che queste radici qui un po' siano alla base della capacità infettiva e l'altra però è questa meno innocente, perché questo penso che ci riguardi tutti, e l'altra meno innocente invece è l'enforcement che si fa di tutto questo attraverso le leggi, e questo invece politicamente si può evitare. Perché quando uno incomincia, perché uno dei problemi di questa varianti è proprio per dire ti devi schierare, ma soprattutto devi fare delle leggi positive per imporre la cosa, no? L'unica che è arrivata in Italia è le quote rosa, cioè l'idea del dire siccome c'è questo gap e questo gap ci mette troppo tempo a colmarsi di suo, allora io metto qualcosa, metto delle leggi che lo provochino. Negli Stati Uniti è pieno, no? Negli Stati Uniti, per dire, i posti che sono nelle università di insegnamento sono divisi, nel senso che per quote rosa penso sia una cosa del 1900 adesso, perché invece c'è il posto per afroamericani, per filippinoamericani, infatti i cinesi sono arrabbiati perché hanno detto ci sono i posti per tutti tranne che per i cinesi, cioè come sarebbe a dire, e ci sono per i nativi americani, solo che questo ovviamente provoca poi anche la reazione contraria, la reazione, cioè crea il fatto che si vede anche in qualche film
cioè della barzelletta, per cui tu sei qui perché sei bravo o perché sei in un programma speciale. Questo è il problema che genera un'enorme ipocrisia. Però, diciamo, per rispondere alla tua domanda, io direi, perché è così infettivo? Perché ci sono delle radici molto forti e poco contestate, perché per contestarle bisogna prima di tutto individuarle e poi capire dove sono queste, diciamo, come attaccano, appunto, quali sono. Io ne ho dette tre, magari ce ne sono anche altre. E però c'è anche l'altro aspetto, cioè che vengono imposte con la legge. Quando uno cambia le leggi c'è poco da fare, cioè attraverso le leggi si cambia il modo di pensare. Quindi, e questo è un compito, a proposito della domanda precedente di Giulia, è un compito dei politici, stare attenti a non fare delle cose che vadano in questa direzione, provocando poi le enormi ipocrisie al contrario. Punto. Anche lì, però, bisogna cominciare facendo pace con la propria storia. Si è fermata Eugenio. No, la mia domanda è, salviamo anche un po' i tecnici, cioè va benissimo. Diciamo, quel titolo, salviamo i tecnici, discussione, cioè, esatto. No, ma perché la ragione profonda è che è vero che ormai siamo in un mondo in cui i tecnici risolvono i problemi veri, e poi esatto. E basta. Cioè, gli altri problemi non sono veri e quindi se ne possono occupare gli altri, e invece i problemi veri sono appannaggio della tecnica. E ok, sono d'accordo che le cose vanno rimesse nel loro ordine profondo. Dall'altra parte però rimettiamole nell'ordine profondo, e allora questi tecnici, cioè io dico, la tecnica ha sempre un padrone ideale, cioè un tecnico risponde sempre di un padrone ideale, ma a volte, cioè io me ne rendo conto, da un lato non ne è consapevole, dall'altro anche quando ne fosse consapevole, come quel padrone ideale, diciamo, determina le scelte tecniche, non è un passaggio scontato, ed è molto, anzi è normalmente, cioè chi non si sa cosa, cioè semplicemente si risolvono tanti problemi in un modo bellissimo, anche entusiasmante, però cioè, c'è uno scollamento, io percepisco in me, nel lavorare e nei colleghi, nel mondo tecnico, uno scollamento totale, per cui ci sono delle scelte che si fanno e si va, troviamo delle bellissime soluzioni, però riportare le cose in ordine non basta dirlo, cioè bisogna, cioè, anche trovare un modo fattuale. Sì, io penso che lì sia sbagliato e ci sia molto da riflettere sul modo di concepire l'educazione. Questo un po' in generale in tutto il mondo, ma in Italia questo purtroppo invece in maniera particolare, appunto. Le discipline umanistiche, quelle scientifiche e quelle tecniche. Questa è enorme differenza, per cui, e alla fine, cioè, nessuno impedisce a un tecnico di essere un uomo di cultura, di studiare, di leggere. Nessuno impedirebbe a un ingegnere di fare dei corsi fondamentali che siano umanistici. Però bisogna considerarli fondamentali. Certo, se tu li metti come opzionale all'ultimo anno di ingegneria per quelli che hanno delle manie, sì, beh, effettivamente non funziona. Se tu lo metti come fisica 1, forse inizia a diventare una cosa significativa. Però bisogna farlo. Appunto, a proposito di leggi e di cambiamenti, questo è uno, per dire, dell'università che io conosco. Altrimenti succede quello che mi avevi che diceva sempre un collega che aveva posti di grandi responsabilità, e dice, ma no, quando c'è un problema è così, tu lo rimandi all'infinito fino a quando non c'è un'unica soluzione inevitabile, e che è la soluzione tecnica, fine. E dice, ma non devi mai, e infatti lui mi diceva, no Giovanni, tu sbagli sempre, perché tu quando ti pongono un problema te ne occupi subito. Non è vero, devi lasciarlo scivolare addosso fino a quando non arrivi all'ultimo secondo. L'ultimo secondo tanto c'è solo una soluzione, e quella è quella giusta. Fine. Ecco, io secondo me non bisogna fare così,
Nel senso, bisogna affrontare seriamente la questione dall'inizio ogni volta che c'è un problema. E cioè, ci sono un po' di domande. C'era... In verità sono veloce perché è un po' sull'onda di quello che diceva adesso Eugenio. Due parole che non ho sentito, ma magari sono inappropriate. Mi sembra che ci sia un bisticcio tra l'eccessiva analisi e la mancanza di sintesi, un po' nel sentire generale, e quindi appunto poi in tutte le questioni si impazzisce con un eccessivo sguardo analitico che perde di vista la sintesi. Io difendo la donna europea che possa portare la minigonna, ma poi non vedo quella che nel villaggio a fianco non esce di casa perché è sotto un marito islamista. Quindi tutte queste cose impazziscono, lo vedo tanto a scuola in ambito nel rapportarci con i giovani, spesso il messaggio culturale che si porta è appunto l'evidenziare alcuni aspetti molto analitici, molto precisi, perdendo di vista la sintesi. Sì, qui addirittura perdendo di vista anche l'analisi, perché appunto prendiamo in considerazione certi fattori o non altro, appunto. E pensate tutto appunto, la questione di come vengono trattate le donne in tutto il mondo, cioè che sarebbe una questione molto seria e che fa effettivamente esattamente come vengono trattate le religioni in tutto il mondo, come viene trattata la vita in tutto il mondo. A proposito del Papa, ha finito questo discorso dicendo comunque ci sono dei valori permanenti, ve ne dico due: il rispetto della vita dall'inizio alla fine e la libertà religiosa. Non sono due valori molto rispettati nel mondo, che ci farebbero dare giudizi, appunto, e anche i giudizi sono molto asimmetrici, mentre secondo me il problema anche di chi vede queste problematiche, che diventa reattivo, no? Per cui appunto il classico del conservatore americano che è tutto sbagliato, qualunque cosa questi liberal dicano, in ogni caso, e quindi poi alla fine diventa effettivamente che cosa sto difendendo? Boh, me stesso, cioè bianco americano lavoratore, cioè, e uno dice no, aspetta, la situazione è un po' più complessa, perché c'è questo e poi c'è tutto il mondo dove la situazione è molto più variegata e molto più asimmetrica. C'è anche il problema che ovviamente questa analisi è sempre più grande, abbiamo il mondo sempre connesso ed effettivamente c'è una difficoltà reale, ma quando c'è una difficoltà reale di questo genere tanto più sono importanti i luoghi come questo, cioè, perché bisogna mettersi insieme, pensare, ciascuno ne sa un pezzo e certamente poi bisogna condividere anche dei valori da proporre, discutere, valore appunto non nel senso di qualcosa di a priori, ma nel senso che uno dice effettivamente guardando la situazione che c'è, a me interessa proporre questo aspetto e dopo si discuterà. Penultima, che c'è Marifra. Solo un secondo che arriva il microfono. Pensando all'enorme casino che c'è, esempio, sul didattico Vax, Novax, eccetera, spiegazioni della situazione, chiarimenti, statistiche, il dubbio che mi viene è che questa società così ramificata, così reattiva, così sul click, impedisca di dibattere seriamente le cose. Cioè, in quale misura il contesto in cui ormai siamo immersi e da cui siamo sediati ci impedisce di approfondire veramente? Quanto tempo noi dedichiamo ogni giorno a stare sul telefonino, per dire, e questo ci impedisce di approfondire veramente le cose perché ci troviamo davanti a tutto un dibattito parcellizzato, parziale, disinformato, eccetera, eccetera. Cioè, è possibile che il problema sia all'origine e che la soluzione sia molto difficile da trovare? No, allora che la soluzione sia molto difficile da trovare sono sicurissimo.
E la ringrazio molto perché mi permette anche di dire di un aspetto che non abbiamo detto, che questo genere di cultura, questo deriva sempre dalla radice teologica della cosa, è molto individualista, è molto competitiva ed è molto individualista. Infatti, contrariamente a quanto si dice, per esempio, i ragazzi più giovani sono sempre ultra preoccupati del loro futuro, sono molto in competizione, molto... sì, molto in ansia per questo aspetto e molto individualisti e difficilmente hanno senso comunitario, cioè tutt'altro appunto che il nichilismo della fine degli anni 90, cioè non ho voglia di vivere, di alzarmi al mattino, no, devo fare la scuola giusta perché poi devo avere la cosa giusta. A 10 anni si preoccupano di cosa faranno a 25, quando che è perfettamente irragionevole, e sono in una competizione incredibile. Quindi sì, c'è questo aspetto di individualismo e poi c'è questo aspetto, sono contento che l'abbia detto, che perché effettivamente a che cosa servono i posti come questo? Per cui io dicevo a Matteo, l'importante è che lo manteniamo in ogni caso, Covid, non Covid, tanti, pochi, non importa, a cercare di riflettere con calma, perché per usare la ragione, per esempio a me colpisce del dibattito Vax, no Vax, a me colpisce il fatto della la mancanza assoluta della possibilità di sospendere il giudizio. Quando uno non sa, sospende il giudizio, questo lo insegna Aristotele, cioè, punto, io non so nulla di medicina, di vaccini, eccetera. Ma perché devo dire la mia opinione? Sto zitto. Quando non so, sto zitto. Sarebbe la buona educazione. Questa era l'educazione di mia mamma. Cioè, se non stai, stai zitto. Non dire idiozie. Cerca di non fare la figura del deficiente. E, se la vogliamo, era Aristotele ed era anche il minimo di uso della ragione. No? Quando uno non sa di ciò di cui parla, non si espone. Oppure, seconda cosa che invece è cultura medievale, diciamo, usa un ragionamento per fede, cioè quando conosce uno che ne sa qualcosa e non lo vuole ingannare, si fida perché non ha nessun'altra chance di conoscere una cosa che non conosce. Matteo è un medico, spero che sappia qualcosa di vaccini, io non so nulla, gli chiedo, mi vaccino o no? Se lui dice di sì, io so che non mi vuole ingannare, che ha studiato 10 anni e io nemmeno un minuto medicina, fine, faccio quello che mi dice. No, è l'uso della ragione. Oppure se invece io non conosco nessun medico, cioè, andrò a conoscerne qualcuno, altrimenti sto zitto, incluso il fatto che se io sono un medico e so di geriatria, ma non so nulla di vaccini, sto zitto lo stesso. E se io sono un medico che sa di vaccini, però non sa nulla di politica internazionale, non vado a dire e poi ogni opinione che ho su qualunque cosa al mondo, incluso il campionato di calcio. Cioè, sarebbe l'uso minimo della ragione. La sfera irritativa vuol dire esattamente questo, siamo tutti diciamo tutto quello che ci passa per la mente, pensando che questo sia libertà, invece non è libertà. Però questo come si ricostruisce? Con dei luoghi così. Cioè, dove ci prendiamo 2 ore, parliamo, c'è uno che qualcosa ha studiato, dopodiché uno va a leggersi delle cose, quando può fa delle domande, interviene, capisce delle cose, ne suggerisce delle altre perché ha dei campi di expertise diverso, così dovrebbe essere. Beh, io però sono abbastanza ottimista, perché in realtà una delle cose che si vede e che ci sono tante mode intellettuali, però poi alla fine, in the long run, come dice il mio filosofo preferito, che è questo Charles Sanders Peirce, dice in the long run la verità vince. Ultima domanda? Era sulla verità, se poi alla fine vinceva, vince. Vince sempre. Allora concludiamo. Grazie innanzitutto.
direi che abbiamo iniziato a mettere un po' di carne al fuoco e continuiamo oggi pomeriggio, per chi ci segue in diretta sempre sul canale YouTube, alle 14.30 puntuali con il dibattito, e per chi invece è qui, il pranzo è alle 12.45, vi ricordo che fuori è disponibile un banco libri, il libro dei corfi purtroppo è andato a ruba, e avete ricevuto anche una cartellina in cui trovate degli articoli di documentazione e di approfondimento sui temi, tra cui c'è anche appunto il discorso del Papa che abbiamo già citato. E ci rivediamo oggi pomeriggio, buon pranzo.